Abbiamo un uovo, un cucchiaio di zucchero, un pizzico di sale, mezza bustina di lievito, direi un cucchiaino da tavola, un cucchiaio d'olio d'oliva, un uovo, 150 g di farina. Questa è la pastella. In questo caso è fatta con lievito chimico, cioè quello classico in bustina. Ci sono poi delle pastelle per friggere che si possono fare anche con il lievito di birra. E deve riposare. Invece questa si fa e si utilizza subito. Allora, questa pastella... Guarda, ho la mano sporca io, non vorrei mai. Ok, fatto. Il guscio, ti volevi avvelenare. Un attimo... No, ma tanto non muori. Sarà calcio. Al massimo sgranocchio un po'. Sì, lo sai che ai miei cani gli do le uova col guscio, che si mangiano pure il guscio, perché fa bene per il calcio, anche se... Ok, mi stai dicendo che insomma la prossima volta due uova strapazzate buttiamoci dentro il guscio così. No. Eh? Allora guarda, comincia a sbattere con la frusta. Lavoriamo l'uovo con un pochettino d'olio, il nostro cucchiaio di zucchero e un pizzichino di sale. Addirittura nelle pastelle per i fritti il sale non andrebbe per niente. In questo caso giusto un pizzico per equilibrare il gusto. Nel momento in cui si... frigge, e per avere un buon fritto la difficoltà di avere il buon fritto dipende da come lo friggiamo oltre che dalla pastella. I fritti piacciono a tutti, però devono essere croccanti fuori. Bene, senza di solito olio. Mi venivano bene, ti ricordi? Per riepilogare, no, mi fai distrarre, c'ho tutti questi ingredienti, mi parli di 12.000 cose. E meno male che sono sempre gli uomini. Cosa ci abbiamo messo lì dentro? Allora, hai messo un pizzico di sale, l'uovo, lo zucchero e l'olio. L'olio e un pochettino di latte, un 150 grammi. Latte, certo. Metto la farina e il lievito insieme, così sono già amalgamati, e li uniamo a questo composto, ok? Nel caso in cui avessimo dei grumi, li filtriamo e la lasciamo riposare un po'. Nel frattempo prepariamo le mele. E queste mele fritte le serviamo con un sorbetto al calvados. Ti do una mano per queste mele? Beh, ci facciamo prima. Allora, questo lo uso io che a te non piace. No, infatti vedi che... Infatti ti ho ringraziato con lo sguardo, come ho visto il mio coltello. Quello. Sai, ma ognuno ha le sue cose. Le sue fisse. Ok. Allora, guardiamo qua. Bisogna prendere comunque l'altro coltello perché poi le mele le dobbiamo tagliare a cubetti. E infatti ti stavo chiedendo appunto questo. Come la tagliamo? A cubetti, perché poi alla fine dobbiamo frullare tutto, quindi voglio dire, non è che ci interessa più di tanto. Vabbè, posso tagliarlo grossolanamente, così insomma molto veloce. Attento perché sarà calda, l'avevo già accesa. Metti un pochettino di sciroppo, versalo. Poi alla fine dobbiamo aggiungerlo tutto. Ecco. Vai, va ancora? Bene. No, può andare. Ah. Il liquore lo aggiungiamo al composto quando è già frullato alla fine, che se lo uniamo adesso che è caldo tende a evaporare e va via molto l'aroma, invece qui serve. Mettigli qualche goccia di limone. Nel frattempo io pulisco le mele per fare le nostre frittelle. Ok? Ci siamo? Qui abbiamo le mele pulite. Da fare le frittelle. Qui abbiamo la nostra pastella riposata e aspettiamo che l'olio sia caldo per poi friggerle. Ok. Qui abbiamo la meringa già pronta, il nostro liquore e guarda come è venuto il composto, la purea di mele frullate, praticamente come se fosse nel ghiaccio. Vedi? A questo punto questo lo vado a spezzettare. Lo spezzettiamo tutto, gli mettiamo un cucchiaio di quella meringa e lo frulliamo con un po' di liquore. Okay? Ok. E questa è l'operazione. Io intanto controllo. Tutto lo mettiamo ovviamente. Sì, quello metti. La meringa non tutta, no, basta. No, un cucchiaio. Sì, basta. Un po' di più. Cucchiaiata. Ecco, un altro pochettino. Tu mentre vai io friggo. Viene. Cerca, spegni un attimo, gira un attimo il composto. Sì, perché rimane tutto. Abbiamo messo la meringa all'inizio in fondo e si sta depositando tutta sul fondo. Quindi magari lo giri un attimo, poi lo frulli nuovamente. Ok. Ecco, vedi di girarlo così magari anche con il composto ghiacciato si è consolidato. Ci sono addirittura. Il miglior olio per friggere sarebbe quello d'oliva,
però in questo caso per i dolci è sempre bene. No, io preferisco questo. Goodness gracious. It is me. It is you. It is us. Puoi fermare? Ti puoi fermare? Magari mi stavo divertendo. Ho visto, ma dopo lo sciogli completamente. Lo metterei a riposare un po' in freezer. Io preparo un po' di zucchero da mettere sopra, un po' di zucchero a velo. Aggiungiamo un pezzo di mela, così mi abbassa la temperatura. Attenzione che schizza. Lo so. Lo zucchero è sempre meglio metterlo a caldo, così aderisce e non si stacca nelle frittelle, nei fritti, in tutte queste cose qui. Guarda come viene il nostro piattino. Che dici? È venuto bene? Ti piace? Sì. Questo è un dolce che si può servire così tiepido e con un bicchierino poi di calvados da bere vicino.